Ciao a te che mi stai ascoltando, qui Roberto Marchesini e nel video di oggi ti voglio spiegare come puoi andare a creare una tabella di comparazione prezzi all'interno del tuo sito WordPress. Per andare a creare questo tipo di tabella andrò ad utilizzare un plugin completamente gratuito per WordPress, ok? Quindi lo puoi trovare direttamente all'interno del directory ufficiale di WordPress. Ad ogni modo, se questi video su WordPress ti piacciono, mi raccomando di iscriverti al nostro canale di YouTube e di cliccare sulla campanella per non perderti i prossimi video. Detto questo, passiamo subito sul mio computer che ti faccio vedere insomma i passaggi che devi seguire per andare a creare ed inserire la tabella di comparazione prezzi all'interno del tuo sito web. Ok, allora come detto per questa video lezione andrò ad utilizzare un plugin completamente gratuito, ok? Il plugin in questione è questo qui. Come vedi insomma il plugin è stato attivato su oltre 30.000 installazioni di WordPress e ha ricevuto molte recensioni positive. Questo perché già dalla versione gratuita il plugin insomma ti mette a disposizione le funzionalità che molto probabilmente avrai bisogno, quindi non dovrai andare ad acquistare un plugin a pagamento. Ad ogni modo, detto questo, andiamo ad installare il plugin sul nostro sito web. Quindi io ora vado a copiarmi il nome del plugin, poi vado sempre qui sul mio sito di prova che è staging.assistenzawponline.it. Vado su plugin, aggiungi nuovo, poi qui sulla barra di ricerca naturalmente vado ad incollarmi il nome del plugin e me lo vado ad installare ed attivare sul mio sito. Ok, ora che il plugin è stato attivato, qui sulla colonna di sinistra è stata aggiunta questa voce qui. Quindi andiamo a cliccare su questa voce e qui andiamo a dare intanto il nome alla nostra tabella. Io ad esempio scrivo semplicemente tabella di prova e qui come vedi il plugin ti mette a disposizione praticamente tutti questi template che praticamente sono 7, ok? Nella versione gratuita e poi se vuoi insomma nella versione a pagamento avrai a disposizione anche questi template qui, ok? Ad ogni modo, come detto, nella versione gratuita puoi scegliere uno di questi 7 template qui, ok? Ora io per questo esempio vado a scegliere ad esempio il primo che mi piace molto graficamente e vado nuovamente a salvare le modifiche. Ok, da qui come vedi praticamente può andare a cambiare praticamente tutto quello che riguarda la tabella di comparazione prezzi. Ad esempio, ora di default, come vedi, ci sono quattro colonne. Io per questo esempio voglio andare a creare una tabella di comparazione prezzi che abbia solo due colonne, ok? Quindi, ad esempio, vado ad eliminare questa colonna verde, semplicemente cliccando sul cestino. E vado ad eliminare anche questa colonna arancione, ok? Quindi semplicemente cliccando qui sul cestino. Ed ecco qua, come vedi, ora abbiamo queste due colonne. Ora, come puoi fare per andare a personalizzarti tutte queste voci qui? Beh, è davvero molto semplice. Ad esempio, se vuoi andare a personalizzare il testo di questa voce qui, semplicemente sposta il mouse sopra al titolo e vai ad inserire il tuo testo, ok? Ad esempio, io ora qui vado a scrivere assistenza base e nella colonna di destra invece vado a scrivere assistenza completa. Poi, naturalmente, se vai a selezionare il testo, qui hai diverse impostazioni, ok? Quindi, ad esempio, puoi andare ad ingrandire o a diminuire, insomma, il testo che compare qui sul titolo, semplicemente cliccando su queste opzioni, ok? Io per il momento vado a selezionare 18 pixel, ok, e vado a fare la stessa cosa per questo titolo qui, ok? Quindi vado a selezionare sempre 18 pixel e vado anche a rendere questo testo in grassetto, ok? Che così insomma è ben visibile. Ok, perfetto. Ora naturalmente possiamo andare a modificare anche tutti questi campi. Come vedi, semplicemente ci basta andare a spostare il mouse sopra il testo e qui possiamo andare a modificare insomma il testo a nostro piacimento. Naturalmente possiamo andare a modificare anche il colore. Quindi semplicemente cliccando qui possiamo andare a selezionare ad esempio il rosso, ok? Come vedi, insomma, il testo è diventato di colore rosso. Quindi praticamente grazie a questa barra puoi andare a formattare il testo che compare qui all'interno delle tue tabelle. Questo naturalmente per tutte le voci che vedi all'interno di queste tabelle. Poi, ad esempio, se vuoi andare ad aggiungere una nuova riga, diciamo qui in fondo alle due tabelle, ti basta semplicemente andare a cliccare su Add Row. E come vedi sono state aggiunte due righe. Naturalmente se vuoi andare ad eliminare delle righe, ti basta semplicemente andare a selezionare la riga, ok? E andare a cliccare sempre sul cestino. Ecco qui, come vedi, insomma, le righe sono state rimosse. Ora, giusto per farti vedere, insomma, all'interno di questi campi puoi andare ad inserire anche delle immagini o dei video se preferisci, ok? Quindi, se al posto del testo vuoi andare ad inserire un'immagine, ad esempio, non fai altro che andare a selezionare il testo, poi vai a cliccare qui su Image Video. Da qui praticamente andrai a personalizzarti la tua immagine. Quindi andrai semplicemente a cliccare su Select Image. Ad esempio, io vado ad inserire questa immagine di prova e come vedi l'immagine è stata inserita. Poi ovviamente insomma puoi andare a personalizzarti la dimensione attraverso insomma questo campo qui, ok?
Quindi la dimensione dell'immagine, ad esempio, inseriamo medio. Vado sempre a cliccare su inserisci nell'articolo e come vedi, insomma, l'immagine è stata inserita correttamente. E poi ancora, se vuoi, puoi andare ad inserire delle icone all'interno della tua tabella di comparazione prezzi. Come sempre, vai a selezionare il testo, poi vai a cliccare su Icon e come vedi qui è comparsa questa icona. Per andare a personalizzartela, come sempre, insomma, vai a cliccare su queste voci qui, ad esempio su Change Icon. E qui come vedi hai davvero tantissime icone a tua disposizione. Ad esempio vado a selezionare questa icona qui e me la vado ad ingrandire un attimo, ok? Semplicemente cliccando su Icon Size. E come vedi insomma abbiamo inserito la nostra icona. Per finire insomma ti faccio vedere che puoi andare ad inserire anche un pulsante, ok? Quindi semplicemente vai a cliccare su Button ed ecco qua che come vedi abbiamo inserito il nostro pulsante. Qui naturalmente come sempre puoi andare a personalizzarti il tuo pulsante, ok? E qui andando a cliccare sul link naturalmente puoi andare ad inserire il link all'interno del tuo pulsante. Io per il momento comunque vado ad eliminare il pulsante che non mi interessa, ok? E per questo esempio vado semplicemente a salvarmi insomma questa tabella cliccando qui sul pulsante salva. Poi un'altra funzione molto interessante che ti volevo far vedere è questa qui praticamente. Praticamente, se sposto il mouse su questa colonna, ad esempio, andiamo a cliccare su questa voce e qui praticamente, come vedi, può andare ad inserire praticamente un beige all'interno di questa colonna qui. Qui, ad esempio, può andare a personalizzarti il tuo testo, ad esempio, scriviamo semplicemente scontato, ok? Qui, se vuoi, può andare a modificarti il colore di sfondo e qui vai a selezionare dove vuoi che appaia questo beige qui, praticamente. Ad esempio, lo andiamo ad inserire qui in alto a sinistra e clicchiamo su salva. E come vedi, ecco qui il nostro beige che è stato aggiunto all'interno di questa colonna. Naturalmente la stessa cosa puoi fare per le altre colonne che andrai ad inserire sulla tua tabella di comparazione prezzi. Ad ogni modo, come hai visto, andare a personalizzarti la tabella di comparazione prezzi è davvero semplicissimo, ok? Quindi ora vado semplicemente a cliccare sul pulsante salva che ti faccio vedere come puoi andare ad inserire la tabella che abbiamo appena creato all'interno di una tua pagina web. Allora, per fare questo, intanto apriamo una nuova finestra, quindi clicchiamo su pagine. E andiamo ad aprire insomma una nuova pagina in una nuova finestra. Ad esempio, andiamo a creare una nuova pagina, giusto così insomma vedi come si va ad inserire la tabella in una nuova pagina. Qui vado a dare un titolo brevemente a questa pagina ed ora insomma grazie all'editor che utilizzo per creare questo sito web vado ad inserire intanto una nuova sezione all'interno della mia pagina web, ok? E qui vado semplicemente ad inserire un elemento di testo, quindi semplicemente un blocco di testo e all'interno del blocco di testo praticamente devi andare ad inserire lo shortcode che vedi qui, ok? Quindi semplicemente vai a copiarti questo shortcode qui, ora me lo vado a copiare e me lo vado ad incollare all'interno del blocco di testo e poi vado ad allineare la tabella al centro della pagina, ok? Vado a salvare le modifiche e vado a pubblicare la mia pagina web. Perfetto, ora come vedi la nostra pagina è stata pubblicata e se andiamo a cliccare su Visualizza pagina vedrai che riusciremo a visualizzare la tabella. Ecco qui, come vedi, la tabella è stata inserita all'interno del mio sito web e si presenta esattamente come la siamo andati a creare all'interno di questo editor qui, ok? Poi certo, grazie alle impostazioni che puoi trovare all'interno di questa pagina, puoi andare a personalizzarti le tue tabelle di comparazione prezzi come meglio preferisci. Ad esempio, giusto per farti vedere, secondo me, insomma, queste colonne sono troppo larghe, ok? Quindi per andare a renderle più strette, non faccio altro che andare qui su questa pagina e come vedi qui posso andare ad impostarmi la larghezza, quindi al posto di 100% ad esempio vado a selezionare 70%, ok? Vado a salvare le modifiche e semplicemente tornando su questa pagina e andando a ricaricare la pagina, ecco qua e come vedi le modifiche sono state apportate. Come visto, insomma, grazie ai plugin che ti ho fatto vedere, andare a creare delle tabelle di comparazione prezzi è stata davvero molto semplice. Spero andrai ad utilizzare anche tu questo plugin, insomma, sul tuo sito web. E naturalmente, se questi video su WordPress ti piacciono, non dimenticare di iscriverti al nostro canale di YouTube e di cliccare sulla campanella per non perderti i prossimi video. Detto questo, non mi resta che salutarti e ti auguro il meglio con il tuo sito web.